Eccoci, benvenuti, nuovo appuntamento con la linea, l'approfondimento di 8 Channel. Oggi non parleremo di partiti e alleanze, parleremo di sanità, che è un argomento anche politico perché riguarda da vicino la vita dei cittadini e perché le scelte della sanità sono politiche. Proprio in queste ore il governo sta decidendo come tagliare ulteriormente il Fondo Sanitario Nazionale. Secondo il Premier Renzi ci saranno nel 2016 altri 2 miliardi di tagli, quindi si passerà dai 13 miliardi a 11 miliardi preventivati per il prossimo anno nel Fondo Sanitario Nazionale. Si lavora però affinché questa operazione passi attraverso non dei tagli lineari come è accaduto in passato, ma perché si sfrutti il meccanismo dei costi standard, ovvero un massimo di spesa per determinati servizi. Il riparto del 2015 non è stato ancora definito nei dettagli, ma è chiaro che su questo punto ogni regione arriverà con il coltello fra i denti e la regione Campania più di tutte. Nel frattempo da noi è arrivato ottobre, è arrivato l'autunno e anche questo autunno migliaia di cittadini si ritrovano senza le prestazioni convenzionate, gratuite nei centri diagnostici, nei laboratori privati. Perché? Perché si sono esauriti i tetti di spesa, questi famigerati tetti di spesa. Gli ospedali e le ASL del nostro territorio, da accanto loro, sono ingolfati a tal punto che non possono accettare le richieste urgentissime di visite da parte dei cittadini e quindi capita che se in questo momento un anziano o un malato cronico deve fare un esame diagnostico con una certa urgenza o paga direttamente di tasca propria e quindi accede agli esami privatamente oppure si rivolge agli ospedali, però con l'incognita della tempistica perché non si sa quando potrà effettuare questi esami. E quindi siamo davanti ad un'ennesima violazione di un diritto inalienabile che è quello appunto della salute. Oggi parliamo di questo argomento con il segretario nazionale di Federbiologi, la dottoressa Elisabetta Argenziano, che è nostra ospite. Grazie per essere con noi. E dunque, dottoressa, partiamo subito con la dichiarazione del governatore Vincenzo De Luca. Noi l'abbiamo raggiunto proprio 2 giorni fa. Gli abbiamo chiesto che cosa sta facendo la regione per affrontare il problema dei tetti di spesa. Le voglio far sentire un attimo che cosa ha detto De Luca. Già per l'assistenza radioterapica abbiamo risolto. Abbiamo risolto anche per l'assistenza ai malati di diabete. E quindi stiamo facendo i conti con questa eredità sciagurata che è rappresentata ai tetti di spesa che venivano raggiunti entro ottobre, entro giugno, luglio, quindi per gli ultimi mesi dell'anno in genere tanta parte dei nostri concittadini rimaneva senza assistenza sanitaria. Con il prossimo anno credo che elimineremo questa vergogna ai tetti di spesa e avremo serenità per tutto l'anno. Questo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sulla questione dei tetti di spesa. Quindi la promessa è arrivata, li elimineremo dal prossimo anno. Ma intanto come si fa ad affrontare questo problema serissimo sia per il privato che per il cittadino? Diciamo che è un problema molto difficile, è un momento molto difficile per la regione Campania, ma è anche un momento di speranza. E i mezzi e i sistemi per ridurre i tetti di spesa sono legati sempre all'assegnazione del Fondo Sanitario Nazionale. L'assegnazione di risorse da parte del Fondo Sanitario Nazionale dovrebbe avere dei criteri diversi rispetto a quelli che ha sempre avuto e su questo credo che il governatore De Luca si stia prodigando, non una spesa pro capite rivolta soltanto alla variabilità dei cittadini, ma legata anche alle condizioni di vita, legata anche alle malattie presenti sul territorio, alle patologie ambientali, al registro di tumori che registra aree molto pericolose e molto gravi nella regione Campania, basti pensare alla terra dei fuochi, alla zona
del solfrano, la presenza di patologie neoplastiche fa sì che probabilmente l'assegnazione da parte del Fondo Sanitario Nazionale di risorse alla Regione Campania possa pagare e quindi la Regione potrà avere una maggiore disponibilità di risorse per poter esplicare l'assistenza sul territorio. Perché ogni anno, secondo lei, si arriva a settembre con questo problema? Ormai sono almeno 3 anni che si verifica assistiamo alla stessa scena. Arriva a settembre, i laboratori e i centri privati dichiarano, insomma, di aver esaurito i tetti di spesa. In molte città della Campania non si riesce a garantire le prestazioni in convenzione. Dottoressa, il problema è il fabbisogno territoriale. Noi lavoriamo su schemi vecchi di fabbisogno. Questo tipo di fabbisogno territoriale non viene aggiornato secondo i parametri che ho detto io prima, parametri epidemiologici, parametri di patologie neoplastiche che sono in continuo aumento, parametri di controlli e anche parametri di aggiornamento delle prestazioni. In alcuni settori le prestazioni, la tecnologia fa sì che le prestazioni galoppino verso soluzioni molto più moderne, mentre i tariffari restano fermi a delle cifre completamente antiche e ad un tipo di nomenclatore di vecchia data, quindi non c'è l'aggiornamento del nomenclatore. Questo presupporrebbe un'attività da parte di servizi regionali e nazionali molto più intensa e molto più rapida. Noi ci auguriamo che questo avvenga e avvenga in quest'anno, soprattutto con un sistema di monitoraggio delle prestazioni che sia molto più efficace rispetto a quelle che sono le risorse assegnate. Bene, sempre in tema di sanità, oggi è stato pubblicato il rapporto dell'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ed è un dossier che mette in luce anche i passi in avanti che sono stati compiuti in questi anni di commissariamento, perché non dimentichiamo che la Regione Campania è una delle regioni sottoposte a piano di rientro. Tra l'altro siamo in attesa, dottoressa, ancora di conoscere il nome del commissario che dovrà essere di emanazione governativa da quest'anno. E però poi ci sono, a fronte di questi passi in avanti, delle emergenze che non si risolvono mai. Vedete questo servizio. La sanità in Campania nel 2014 vede per la prima volta dopo 5 anni di sacrifici il segno più. Lo dice l'ultimo rapporto AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La spesa sanitaria è tornata a crescere. In un anno la cifra è aumentata del 2,16%, mentre le uscite per la mobilità, cioè per i viaggi della speranza di chi si cura in altre regioni, hanno segnato una battuta d'arresto. Timidi segnali di un ritorno alla normalità del comparto salute della Campania, ma su due parametri chiave restiamo agli ultimi posti. La spesa pro capite è pari a 1.658 euro, la più bassa d'Italia nonostante l'aumento del 2014, e il deficit per la mobilità rimane il peggiore della penisola, pari a 3,8 miliardi di euro all'anno, nonostante la riduzione dello scorso anno che passa da 311 a 270 milioni di passivo. Positivo sotto il profilo contabile il bilancio sanitario. La Campania ha chiuso il 2014 con un saldo attivo di 212 milioni, mentre nel 2009, l'anno del commissariamento, c'era un deficit di 853 milioni. Al cittadino però questo dato interessa poco, anche perché il pareggio lo si ottiene spesso a spese del personale medico e sanitario, ma anche interrompendo negli ultimi mesi dell'anno molte prestazioni sanitarie, come accade anche stavolta, per cui la qualità del servizio ne risente, soprattutto per chi non può pagarsi le analisi privatamente. I tetti di spesa sono stati raggiunti, il budget sanitario stanziato dalla Regione si è di nuovo esaurito. Morale della favola, dal mese di ottobre è scattato il blocco delle prestazioni gratuite. All'appello infatti mancano circa 86 milioni di euro, 58 dei quali utili a coprire le patologie croniche e 459 mila euro per le malattie rare. Quello che proprio non si capisce è come mai, nonostante si conoscano alla perfezione i dati statistici del fabbisogno assistenziale, calcolati annualmente, addirittura tipologia per tipologia, si continui a programmare il budget secondo vecchi dati risalenti addirittura al 2009 e si arriva ogni anno a ottobre.
ottobre che nessuna delle branche possiede benzina a sufficienza per arrivare al 31 dicembre. De Luca ha annunciato che dal 2016 saranno eliminati i famigerati tetti di spesa, ma il 2016 è lontano per chi oggi è malato e ha bisogno di farsi una visita o un esame diagnostico urgente. L'alternativa è rivolgersi alle strutture pubbliche, dove le liste di attesa sono incompatibili con i livelli essenziali di assistenza, ovvero raggiungere strutture di regioni limitrofe per sottoporsi a indagini di ecografia, TAC, risonanza magnetica, infliggendo un danno certo alle casse della regione, già intaccate dai 300 milioni annui di spesa rimessi a monte sul tavolo del riparto del Fondo Sanitario Nazionale per la migrazione sanitaria passiva. La terza chance è mettere mano al portafogli e pagare di tasca propria le indagini che servono, sempre se le condizioni economiche dei singoli e delle famiglie lo permettono. Una delle ipotesi allo studio è intervenire con uno stanziamento destinato ai malati cronici. Secondo le stime delle associazioni di categoria ci vorrebbero 15-20 milioni per la copertura finanziaria solo per i malati gravi, mentre la cifra arriva a 40-45 milioni per coprire l'arco dei 12 mesi per tutti i cittadini. Parliamo insomma di una variazione dello 0,5% del bilancio regionale. Questi erano i numeri. E sempre il governatore De Luca ultimamente se l'è presa con l'ARSAN, l'agenzia di controllo della spesa regionale sanitaria. E poi se l'è presa anche con le strutture private convenzionate, perché d'altra parte dice ci sono strutture che secondo lui arrivano a fare anche 4 volte la stessa ricetta. Il problema dell'appropriatezza forse è il vero nodo della questione, dottoressa. Sì, il problema dell'appropriatezza può costituire una delle soluzioni della questione, però non è l'unico, anche perché sull'appropriatezza si sono levati gli scudi della professionalità medica e quindi diciamo che sta avendo un percorso in salita il decreto appropriatezza, ma forse l'appropriatezza delle prestazioni, uno studio attento dell'appropriatezza servirebbe a ridurre quelle sacche di non conformità, quelle sacche di imprecisioni, quelle sacche di mancato controllo che hanno contribuito a generare questa situazione di disagio. Il fatto indubbiamente che alcune strutture si comportino in maniera non corretta è un fatto che noi dobbiamo tenere presente, ma c'è anche dall'altra parte il monitoraggio delle strutture sanitarie nell'ambito dei tetti economici e tetti di prestazioni che fanno sì che il meccanismo sia posto sotto controllo. Allora o non c'è stato monitoraggio o c'è stato un fabbisogno insufficiente. Certo è che noi siamo arrivati ad una situazione di gravità, di sospensione dell'attività, di remunerazione delle prestazioni da parte del servizio nazionale e regionale molto più anticipata rispetto a quello rispetto a quanto è avvenuto negli anni scorsi. Questo potrebbe anche essere generato da alcuni tipi di prestazioni ad alto costo che hanno fatto parte proprio del discorso del decreto appropriatezza che il ministro Lorenzini insieme alla commissione dei saggi del Ministero della Sanità sta mettendo a punto. Ed è anche vero che i medici in questo momento si trovano tra l'incudine e il martello, perché da un lato gli viene chiesto appunto di stare molto attenti a ciò che prescrivono e quindi gli viene detto attenzione, se prescrivi un esame che non è necessario puoi essere sottoposto a sanzioni e quindi il medico ovviamente, la cosiddetta medicina difensiva, il medico non prescriverà quegli esami che magari possono rivelarsi utili proprio per scoprire in tempo, per prevenire una patologia. E quindi si innesca un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Noi siamo andati a Napoli a vedere com'è la situazione nell'ASL Napoli 1 in particolare. Stefania Melucci ha intervistato per noi una esponente della CGIL che tra l'altro mette il dito nella piaga perché oltre a mettere in evidenza quali sono i problemi del cittadino e quindi dell'utente, solleva anche l'altro problema, quello occupazionale, e cioè a ottobre si sforano i tetti di spesa, si dice stop alle prestazioni. Che cosa accade nei tanti centri privati convenzionati che vivono di questo? Andiamo a vedere.
stato di salute della sanità in Campania è pessimo in questo momento. E registriamo dal punto di vista della sanità privata accreditata, che è quella che peraltro eroga ormai in questa regione il 60% delle prestazioni, un momento di grandissima crisi dovuta però non ad una crisi di produzione, perché la crisi di produzione del sistema salute non può esistere. È una crisi dovuta ad una riorganizzazione lasciata interamente al mercato. Sono tanti anni che noi proviamo a ragionare con la Regione Campania relativamente a una necessaria riorganizzazione che secondo noi si deve basare intanto su un riequilibrio tra pubblico e privato, proprio perché ci sono alcuni settori che sono monopolisticamente devoluti dalla Regione Campania al privato, accreditato e non. Parlo per esempio della laboratoristica e della diagnostica, che in questi giorni, come ogni anno, hanno esaurito il tetto di spesa e lasciano pazienti senza prestazioni. E purtroppo devo dire anche dal punto di vista dei livelli occupazionali e del trattamento dei lavoratori, i problemi diciamo sono ancora di più, tanto che in questo periodo i lavoratori vengono spesso addirittura messi in cassa integrazione senza il preavviso né alle organizzazioni sindacali né tantomeno agli stessi lavoratori. Abbiamo chiesto alla Regione Campania intanto un tavolo che mettesse al centro una discussione vera sulla riorganizzazione e sul riequilibrio, e poi abbiamo provato diciamo a ragionare con loro su come poter salvaguardare livelli occupazionali e professionalità specifiche in alcuni settori in particolare. Allo stato attuale, nonostante i nostri diciamo allarmi, noi abbiamo diverse procedure di mobilità collettive aperte da questo punto di vista, alcuni licenziamenti già effettuati e nessuna risposta da parte delle istituzioni competenti. Qual è la ricaduta soprattutto sull'utenza, su chi dovrebbe essere tutelato e ricevere un servizio? In questi giorni noi stiamo assistendo a code chilometriche di ingolfamenti nei presidi ospedalieri, perché ovviamente il cittadino che si reca in un laboratorio qualunque per un'analisi del sangue piuttosto che per un'altra prestazione di questo tipo, vedendosi rifiutare l'accettazione del ticket, la prima cosa che fa è andare nel pubblico, che ovviamente non può soddisfare queste richieste proprio perché chiaramente insomma è stato affidato al privato accreditato questo settore. L'alternativa che ci preoccupa particolarmente è che le stesse aziende del privato accreditato in questi giorni vendono sanità a low cost, addirittura con i Groupon. Beh, noi conoscendo i meccanismi e proprio collegando questo al trattamento che stanno riservando ai lavoratori e alle riduzioni degli organici, siamo davvero preoccupati. E questa era la CGIL a Napoli. Grande preoccupazione anche per i lavoratori, un comparto in ginocchio, dottoressa. Di che cifre parliamo? Quanti sono più o meno i lavoratori in Campania impiegati nella sanità privata che in questo momento rischiano? Io posso parlare solo per il settore dei laboratori, che è quello che seguo. Sono circa 3.000 le unità impiegate nei laboratori di analisi. Di queste il 50%, anzi il 70%, è costituito da laureati, e quindi è un grosso colpo a quella che è la disoccupazione intellettuale della Regione Campania. E noi abbiamo attivato procedure di cassa integrazione in deroga proprio perché per quest'anno si sono verificate in maniera molto più anticipata degli anni precedenti le sospensioni delle attività, delle prestazioni in convenzione. E molti abbiamo sottoscritto moltissimi contratti di cassa integrazione in deroga. È una sconfitta. Indubbiamente.
ma soprattutto c'è una grossa resistenza da parte del pubblico e della Regione Campania a non far partecipare ai tavoli delle trattative ai rappresentanti sindacali dei lavoratori dei settori privati. E nei nostri tavoli tecnici regionali, questa è una cosa che mi costa perché l'ho chiesta in particolare io personalmente, avrei voluto che accanto alle associazioni di categoria ci fosse anche una rappresentanza sindacale dei dipendenti, perché sono lesi completamente i loro diritti. I dipendenti delle strutture sanitarie private in questo momento, oltre ad essere, molti sono stati licenziati per il problema dell'aggregazione di laboratori, molti sono stati licenziati perché molti laboratori, per esempio in Campania, stanno per essere acquisiti da multinazionali straniere che portano il loro personale. Molti hanno l'orario ridotto proprio perché c'è questa sospensione dell'attività in convenzione, e quindi c'è proprio una situazione di grandissimo disagio. Sarebbe preferibile che la Regione Campania affrontasse il problema su un unico tavolo di trattative, non solo quello con le associazioni datoriali, ma anche quello con i rappresentanti dei lavoratori. E ripeto, molti sono laureati, e quindi vedere dei laureati che dopo tanti anni di attività come direttore di laboratorio o direttore di settore perdono il posto di lavoro è una cosa veramente che ci addolora, perché questo significa una riduzione anche e una scomparsa delle linee formative in Campania. Noi avremo la scomparsa in Campania se continuiamo in questo settore con questi sistemi, perderemo completamente delle linee di formazione, perderemo delle professionalità che oggi sono importantissime per la sanità. E questo è anche l'altro aspetto della questione. Nel nostro giro della Regione Campania siamo andati anche a Salerno, perché proprio da Salerno due giorni fa si sono levate le proteste dei pensionati, del sindacato dei pensionati, perché in particolar modo sono gli anziani che in questo momento pagano il prezzo di questa situazione, oltre ai tanti malati cronici che hanno gravi difficoltà. I pensionati, perché sono quelli che appunto con la pensione minima non possono permettersi di pagare privatamente i loro esami diagnostici. Abbiamo sentito anche in questo caso il rappresentante sindacale, l'intervista di Massimiliano Grimaldi. Siamo con Arturo Sessa, segretario confederale provinciale Salerno della CGIL. Parliamo un po' di quella che è la situazione della sanità in provincia di Salerno. Sì, c'è una vertenza più complessiva che quella regionale, che poi chiaramente sui singoli territori si aggrava notevolmente. Salerno è una delle realtà dove noi continuiamo a registrare un impoverimento complessivo delle prestazioni rese ai cittadini e alle categorie, diciamo, dei meno ambienti, a partire dai pensionati e dai soggetti più svantaggiati. È partito in parte già il blocco delle prestazioni per alcune attività, altre verranno, come dire, ad essere calate sulla testa dei cittadini nei prossimi giorni. È impensabile che in una regione civile si possa pensare al blocco della radioterapia o di altre attività salvavita per i cittadini. Quindi un appello sicuramente va al governatore, che su queste cose deve intervenire rapidamente. Noi come organizzazione sindacale nei prossimi giorni avvieremo una serie di iniziative con i pensionati, con le associazioni interessate, perché certamente non vorremmo e non dobbiamo e non possiamo stare più zitti e tollerare. Poi c'è da ridefinire un piano più complessivo, bisogna parlare con le istituzioni, è inutile difendere ciò che è indifendibile, va riconvertito ciò che deve essere riconvertito, vanno eliminati sprechi, ma bisogna garantire l'assistenza. E in provincia di Salerno l'assistenza fondamentalmente viene garantita poco e male. Chi ha i soldi potrà curarsi, chi i soldi non ce li ha ne dovrà fare a meno, e questo a me pare una grossa ingiustizia che, ripeto, una regione civile come quella dovrebbe essere la nostra regione, che spende il 67-68% del suo bilancio, non può non garantire i servizi ai cittadini e non può non garantire i LEA, altrimenti, come dire, paghiamo di più delle altre regioni, siamo maggiormente tassati e tartassati per avere diritti, per avere un'assistenza, come dire, non di qualità
e peraltro a pagamento indiretto a partire dai prossimi giorni. Insomma, si parlava appunto di diritti della una nostra regione. Il sindacalista diceva: viviamo o no in una regione civile? Vede, la cosa che mi sorprende, io parlo come associazione, come una federazione di associazioni datoriali, è la mancanza dell'interlocutore cittadino in questa vicenda. Siamo noi che protestiamo e quindi qualcuno può dire: ecco, loro non guadagnano, non ci sono ricette, non ci sono entrate. Ma perché il cittadino campano non fa sentire la sua voce? Quel cittadino, una rassegnazione, secondo lei? Non ci deve essere rassegnazione in un momento in cui una regione sta iniziando un nuovo percorso politico, in un momento in cui c'è ancora la speranza che qualcosa possa cambiare. La mia è una voce di un'associazione di categoria, però io vorrei sentire il cittadino campano, che non sia il pensionato o l'iscritto al sindacato, ma il cittadino. Perché c'è questa rassegnazione nei cittadini campani? Perché tutti pensano come sempre, forse è una ragione storica, forse non ci dobbiamo dimenticare, come le ho detto prima, dei famosi Lazzaroni, ma non è così. Il cittadino che ha scelto un nuovo sistema politico, il cittadino che ha cambiato indirizzo politico, deve, ha il diritto, non dico di arrivare a espressioni violente come quelle dell'Air France, però queste cose dovrebbero far riflettere i cittadini campani e i cittadini italiani. La coscienza di avere la consapevolezza dei propri diritti e saperli difendere. E a proposito di questo, adesso andiamo a Caserta, dove la situazione è ancora più grave, se così si può dire, perché quello è un territorio particolare, dottoressa, ed è un territorio in cui la politica, la commistione tra politica, camorra e istituzioni è molto forte. Qualche giorno fa altri 6 arresti all'ASL di Caserta, decapitata praticamente la struttura, i vertici dell'azienda sanitaria locale. Una inchiesta che affonda le proprie radici già nel 2009. Ci sono 57 indagati e non è l'unica inchiesta che ha travolto l'azienda ospedaliera. Ecco perché probabilmente quando si parla di coscienza civica e di rassegnazione bisogna fare i conti anche con delle realtà, in questo caso territoriali come quella di Caserta, molto molto difficili. Sentiamo questo servizio di Serena Licalzi. I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta, coordinati dai magistrati della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 soggetti, 2 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, per il reato di corruzione aggravato dal metodo mafioso. L'indagine costituisce ulteriore sviluppo di una più ampia attività investigativa avviata nel 2012 e che ha fino a questo momento portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di 57 indagati, tra cui imprenditori, funzionari pubblici della sanità locale ed esponenti del mondo politico, nonché al sequestro di beni per un importo di circa 30 milioni di euro. Dopo l'ospedale di Caserta, commissariato per camorra, anche l'ASL finisce sotto la lente di ingrandimento. Ascoltiamo le parole di Nicola Cristiani, segretario CISL Funzione Pubblica di Caserta. Il nostro territorio non è pieno di commissariamenti. Noi abbiamo un territorio come quello di Caserta e provincia, dappertutto commissariato. Noi abbiamo l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale di Caserta, sciolto per infiltrazione camorristica, e questo credo che sia uno dei provvedimenti dello Stato più forte di tutta l'Italia, perché è per la prima volta che viene commissariata un'azienda sanitaria ospedaliera. Quindi abbiamo 3 commissari che stanno gestendo alla meglio la gestione sanitaria. Faccio partire delle parole, però è proprio questo: mentre i commissari di solito vanno negli enti, nei comuni, nelle province, adesso abbiamo commissari a gestire la sanità e diventa difficile. Noi abbiamo detto nella nostra assemblea organizzativa, chiamiamo De Luca, ma non ci vuole niente. Ma perché non internalizziamo adesso tutti i servizi dei prestatori d'opera, così si risparmia il 50% della spesa
pubblica, perché noi abbiamo visto esternalizzazione di pulizia, esternalizzazione di lavanderia, esternalizzazione di indumenti, esternalizzazione di infermiere, esternalizzazione e lavori interinali. Io credo che siamo arrivati al dunque. Bene, questa era l'intervista di Serena Licalzi e si parlava dello scandalo degli appalti all'ASL di Caserta che ha coinvolto i vertici dell'azienda sanitaria e ha portato proprio qualche giorno fa ad altri 6 arresti. Dottoressa, noi dobbiamo chiudere, il nostro tempo a disposizione è quasi finito e però su questo tema lasciamo aperta una finestra, magari ci torneremo in maniera più approfondita in una prossima puntata, perché qui si apre appunto un altro mondo. La questione degli sprechi, che spesso non è soltanto dovuta all'inappropriatezza delle prestazioni, ma anche a un sistema di gestione non proprio pulito, molto torbido, che appunto a volte viene fuori, ultimamente sta venendo fuori un po' di più, per fortuna. Il sistema della corruzione è un sistema ormai collaudato nel nostro paese, ha fatto interessare anche Papa Francesco, il quale ha parlato proprio della corruzione, quindi della retta strada dei dipendenti nelle strutture, in qualsiasi tipo di lavoro. E la sanità non è senz'altro, un settore piuttosto delicato. E la ripartizione del fondo sanitario regionale, la concorrenza imperfetta che vede le ASL dare servizi e nello stesso tempo finanziare servizi sul territorio, presentano molte luci e molte ombre. E in questo ci sono i funzionari che a volte possono essere non corretti, possono avere un sistema li abbiamo scoperti anche per giorni fa, c'erano dei funzionari e dei dirigenti che lucravano sui ticket all'ASL Napoli 1. E non dimentichiamo che dietro queste cose ci sono sempre gli uomini. Non voglio vedere altre cose, né voglio parlare di altre cose, però il sistema della corruzione, bisogna che i politici fissino dei paletti, fissino delle regole. Ecco, noi manchiamo di un sistema di regole, manchiamo di un sistema stringente di controlli soprattutto. Le regole, forse abbiamo delle buone leggi, però l'applicabilità delle leggi e il controllo delle stesse resta sempre un po' evanescente e lasciato alla responsabilità dei singoli. E questo genera delle situazioni di inappropriatezza in senso di comportamento degli individui, non in appropriatezza sanitaria, che possono portare a queste sacche molto pericolose, perché alla base c'è la salute dei cittadini. Il nostro sistema nazionale è nato per questo, per tutelare il diritto alla salute. Il sistema sanitario nazionale italiano è tra i più belli d'Italia, in molti paesi ce lo invidiano, eppure nonostante questo non riusciamo a godere di tutte, insomma, i vantaggi che questo sistema sanitario nazionale pubblico può regalare al cittadino italiano. Quindi maggiori regole, maggiori controlli. E su questo chiudiamo la nostra puntata della Linea. Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito, grazie alla dottoressa Argenziano per essere stata con noi. L'appuntamento con la Linea torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci.